Ciao a tutti Ciao. ragazzi, bentornati. Oggi siamo col secondo episodio di Quantum Break. Sì. Eravamo rimasti e stavamo scappando insieme Dal laboratorio, al sì. nostro Insieme al fratello. nostro fratello, dopo che è successo quel casino con la frattura spazio-temporale. Che quel pollo, se si faceva i cazzi su, era Esatto, era meglio. meglio. Se studiava un'altra cosa. Ok. Perfetto. Qui c'è qualche cosa da via. Vediamo un po'. Niente. No, eccolo là, infatti. Ecco, C'è c'è Will, scusa, eh. Will The Lost, poi Charlie The L'esplosione ha danneggiato il tempo. E quindi Se piove. il tempo è un uovo, quell'uovo ora è spappolato, Ecco. cazzo. L'uovo del tempo è fottuto. Cosa? E che c'entrano adesso le uova? Non ci C'è confonde. una frattura temporale. Si sta allargando e porterà alla fine del tempo e... La porta! Cosa? Chiusa! Mi hanno tolto Ecco. l'autorizzazione. Sparamogli. C'è una È pistola. inutile. Stai indietro. Infatti. L'apro io. Ah, sì, è arrivato. Ah, no, c'è i miei poteri, aspetta. Comando, controlliamo la stanza Will, dei ma mi sa salvataggi. che Ce ne abbiamo sono solo il altri. controllo Nascondi. del tempo. Non credo che siamo Ti pare forti. poco? Essere diretti qui. No, solo mica. Sì, ho capito. Arrivano. Di Dove qua. sono tutti questi Cazzo buchi, sto. trova? Infatti, te credo, ma se chiamano l'autorizzazione, Ah, questo c'è non può venuta entrare. qua poi, sì. Avevo già messo in Come guardia spia, Paul questo sui calcoli mo? Questa lì e ho provato ad sala avvertire anche server, te. sì. Puntandomi una pistola in faccia. L'impulsore 1 è Sì, entrato da solo. una Controlla pistola. i Il sensori. simbolo universale di stai zitto e ascolta, C'hai cazzo. ragione. Razionale come sempre, Will. Shhh. Tu. No, cosa? Non lo so. Zitti. Qui è libero. Zitto, zitto, Jack, zitto. E se fosse risalito al laboratorio? Potrebbe essere tornato per fuggire con l'ascensore di servizio. Questa storia non ha L'impulsore senso. è scappato lì. Oltretutto, Abbiamo l'ordine che di ci bloccare fai tu le qui? uscite. È questo che Stanno ti preoccupa arrivando i al rinforzi per momento? Panarlo. Paul mi ha chiesto di rimediare al tuo casino. Il mio casino? Ti Cosa rendi sta? conto? Ci penso io. Zitti. Potete litigare Vabbè. dopo? Ragazzi, tanto per ricapitolare. Non si vede niente. Paul, il nostro amico, ci chiama, ci invita a vedere un suo progetto all'università. Sul tempo, sulla manipolazione del tempo. Succede un Paratrack. disastro, un patatrac. E si crea una frattura spazio-temporale di non si sa bene ancora di che entità e che problemi possa portare, credo grossi però. Non E sai adesso nulla di quel stiamo che è successo, scappando con nostro Jack. Non fratello eri che è qui. entrato Succedono tante all'improvviso cose, prima che sì. succedesse il casino minacciando Non Paul. deve diventare una questione personale. Quindi deve essere successo qualcosa Quei tra lupacci di secchi, Will. È già una questione personale. loro. Molto cinematografico Sì, questo gioco, molto ragazzi. cinematografico. Coinvolgerti in tutto questo era l'ultima cosa che volevo. Mi dispiace. Bugiardo. Capisco. Spigni. Magari reggicela. Mazza e merda, È Will. stronzo, prima ci ha puntato una pistola. No, Will, dai. La frattura nel tempo peggiorerà. Dobbiamo fermarla prima che sia troppo Che tardi. dobbiamo fa? Come? Come? Innanzitutto andando alla mia auto. Tu sei più bravo con le porte. Bene, ecco fatto. Eccoli qua. Will, stai giù! Oddio. Bersaglio armato, apro il Vai, panà. fuoco! Qui si spara. Siamo in trappola! Sì, l'avevo notato! Bene. Boom! E secco. mamma mia! Il primo è andato Andiamo secco. avanti! Tu! Fuoco! Will, Avanzare! stai giù! Getta la pistola, Joyce! Vieni E allora arrestato! smettetela di spararci! Ma che smettere di Dannazione! spararci? Io non faccio abbanare. Lo sai. Oppure. Ecco aperto Serve dalla copertura! colonna. Fuoco di supporto! E ora che facciamo? Non vedo, non si vede il mirino perché. Eccolo là. Vai, spara così, vai. Secco. Non Lato vedevo il sinistro. mirino. Vai così, fallo alzà. Aspetta. Vai. E mori, maledetto. Forza, forza. Will, stai bene? Direi di sì. Raggiungi l'auto di Ma Will. Ok, Jack, dai, quello andiamocene. era. Lo so, la situazione è fuori controllo. Andiamose, andiamose, Avevo già usato la pistola. bello. Mi ero trovato in brutte Piero, situazioni. Ma era la prima volta che un esercito Per mi dava la cambiare caccia. arma, va bene, Che frecce su destra e sinistra. becille. Ecco. Aspetta, sta scendendo. Nasconditi. Mettermi Non tra di panà. nuovo. Ehi, facciamolo secco! Attento! Alla divisa della Mona.
la Monarch? Perché la Monarch ci spara addosso? Dimmelo tu! Okay. Mamma mia, Will, me la sei vista brutta! La sei vista proprio brutta, Will. Mamma mia, somigra. Oh, c'è qualcuno che mi sai c'avevi dietro? Qualcuno, no, forse no, questo era lui, eh. Ok, fatto sì. No. No, è ancora vivo, c'è qualcuno che ti spara da parte. Dove cazzo sta? Ecco qua. Ah, ho dietro quella di. Sì, e te l'ho detto, c'avevi qualcuno dietro. Uli. Bello. Com'è sto Mitra? Per Mitra c'è un po' del culo e. Sì. Sali sull'ascensore. Ok, che è successo? Il tempo salta ancora. Non mi sorprende. È successo qualcosa, sì. Dai, Will, dai. È strano. Hai sentito? Un karma, sì, un karma, Will. Andiamo via. La macchina. Will, oh, su. Possiamo prendere la tua auto. La Monarch potrebbe aspettarsi. Dobbiamo, Jack. È importante. Ci hanno fatto notare, come avevamo notato anche noi l'altra volta, che i tizi avevano sui giubbini antiproiettile. Devi spiegarmi che succede. Avevano lo stemma della Monarch. D'accordo. Ma mi stai dicendo che possiamo ripararlo? In teoria. Avevo costruito un dispositivo a questo scopo anni fa. Ma trovare la contromisura non sarà facile. Ok, Charlie, mamma mia, almeno nel gioco le orecchie che potevano fare un po'. Eh no, è così. Allora. Ok. Ok, ti è fermato. È successo. Forse le porte sono ancora aperte. Provo io. Vedi? Leve Will, facci provare. No, mi sa dall'altra parte. No, c'è solo quella di porta. Ah. Ah, lì sta l'interruttore. Sono stati loro, vero? Giustamente. Però pure voi, scusate. Porca troia. Ah, lui c'è è calla. Lo siamo giocato? No. Ancora no, spostalo. Will. Oh merda. Immobilizzato di nuovo. Cade nel premuto. Niente, non ce l'ho fatto toccare. Che sta a fa? Sono riuscito a concentrarmi e a liberare Will. Anche se il mondo era ancora immobile. Ok. Stasi. Andiamo così. Aveva ragione lei. Andiamo a fermarlo tutto. Sulla frattura. Vai, aspetta. Piglia la roba, fucile d'assalto. Piglia tutto a questo. Mentre spara. Ok. Dai, faccia le scimmie. Damose. Mi ricorda una scena degli X-Men, del film degli X-Men. Ok, qui siamo all'esterno dell'università. Che sta succedendo qua? Che si è fermato il tempo, si è fermato. No, tutta sta gente. Guarda qui, è terrorizzata. Lei? Che stai facendo? Voglio smuoverla. Vai, smuovi pure lei. Quindi così facendo noi ci concentriamo, però... Funzionato con te, perché non funziona anche con gli altri? Infatti. Non ho idea. Forse ha a che vedere con l'esposizione al Cronon. Guarda. Cronon, è una vera macchina. Ok. Che stanno facendo? E perché? Stanno catturando tutti. Chiunque abbia visto cosa hanno fatto. Perché? Ah, ok. Vanno del Simone di questa cosa. Eh sì. Sta Monarch. C'è del marcio sotto, ragazzi. Will, lo sai. Andiamo. Arriveremo al parcheggio dalla sala conferenze. Hai detto che ti eri preparato. Che sapevi che sarebbe accaduto. Come? Sì, abbiamo fucile d'assalto adesso. È complicato. Ci abbiamo. Ti spiegherò. Bello, Bello, sì. Bello sto cazzo di le armi non ce le fa prendere niente adesso. Entriamo qui. Ok, quindi dobbiamo ancora raggiungere... Ma che bella staula. Ecco, è successa... C'è stata un'altra... La stasi è collassata. Ok, quindi dovrebbe essere un'altra botta temporale, così diciamo. Dovrebbe essere ripartita il tempo. No, la mia auto. Sì. Stanno pattugliando il parcheggio. Certo. Questa storia. Ok, Will, calmati, va bene? Me ne occupo io. Mi farò strada combattendo. Prenderò la macchina e arrivato, ci avevamo Rambo. Ah, ma scusa, ferma il tempo e vattene. Sei sicuro di poter aggiustare il tempo? No. Allora siamo pari. Ma la possiamo controllare noi sta cosa? Le ferma il tempo? Ancora no. Ancora non ce fa. Tieni, ti serviranno le chiavi. Giustamente, se no. Ehi, Jack. Dice sta Will. Attento. Sì. Tranquillo. Certo, non ti preoccupare. Tranquillo, Charlie di Lost. Tranquillo, da oggi questo è Charlie. Sì, questo è Charlie, non lo chiameremo più Will. Mai più Will. Ok.
Io questo non mi ricordo chi è il protagonista. C'è una faccia molto molto, allora, molto conosciuta. Premi Y, eccola, per attivare la visione temporale e individuare i nemici. Individuare i nemici, pericoli e oggetti. L'abilità si disattiva non appena ti muovi. Ok. Ma cosa? Quindi, i miei poteri stavano crescendo. Quindi quelli russi sono i nemici, vabbè. Sì, è quella cosa blu. E anche Echi del passato. Ho ricevuto ordini dal comandante Monarch. Mentre siamo qui dobbiamo trovare... Me ricorda molto comunque in diverse cose Assassin's Creed, anche per questa cosa. Qui ci sono delle munizioni. Ok. Oh cazzo, quanti siete? Abbanà. Che te devo dire? Io che sparo. Certo. Vai. Mamma mia, sto fucile è un spettacolo. Questo è meglio del Ok. Scusa, dritto per dritto là. E poi c'è un altro di là. Questo appena alza la capuccetta lo fai sì. Ok. E c'è quest'altro stronzo che sta arrivando. Ole. Non so finire, mi sa. No. C'è qualcuno che spara da qua. No, scusa, che l'altro. E mori, maledetto. Ok, io qualche munizione. Sì, io pure la riprenderei, perfetto. Dove sta l'auto di Will? Fucile d'assalto. Ecco, la macana. Chi è questo? Okay, chi è? Muovilo. Spero di essere ancora in tempo. È un eco del passato. È Will, questo è il nostro fratello quando è arrivato all'università. Spero di essere ancora in tempo. Vabbè, lo vediamo un'altra volta. Forte. Andiamo. Oh cazzo, girati! Ah, blocco temporale, premi RB per lanciare un blocco temporale. Ecco, queste sono tutte cose che adesso dobbiamo. Ok, l'abbiamo fermato, abbiamo tirato. Mani e fermare il tempo in una zona ben definita. Lasciami. La sola implicazione delle mani. Cazzo, vengono da tutti qui, ho lasciato quello. Devo tornare indietro. Premi RB per allentare i nemici lasciando un blocco nel corretto. Premi LP per mirare. Quindi lui ci dice di bloccare. Cosa devo fare? Devo andare a Will. I nemici nel parcheggio. Bloccali, va, bloccali. Dove stanno? Ecco, ci sono passati addosso. Bloccali. Posso? C'è un dietro. Ho provato a bloccarlo, ma io ci dobbiamo prendere un po' la mano, dobbiamo riuscire a capire bene i meccanismi. Credo che c'è qualcuno pure alle spalle, ma sì, vieni che ti aspetta banana. Mamma mia, gira di tua sorella, dovrebbero essere finiti. Occhio, ancora non so finire, c'è quest'altro stronzo qui dietro. Io voglio provare. Posso farci. Ok, io ho tirato, vedi? Ah, mi devi dire. Vada, mi ho fatto il suo impatto. Che sono questi bastardi? Merda, sono a secco! No, ce l'avevo. Ah, lui è secco. Ah, vedi, se deve ricaricare a destra. Vedi? Blocco temporale. Ah, ok, quindi glielo devi tirare, va indirizzato? Ah, vedi, fa così, perfetto. E poi te scarico addosso pure la Madonna. Certo. Dacci tu, bravo, bravo. Mamma mia, blocco del mamma morale. Mia. Così come è merda, tosto, proprio. Tosto, regà. Devo tornare da quella. Torna da quella, perfetto. Vediamo un po'. Ok. Vediamo questa sequenza, va, ragazzi. Ecco qua. Ecco alla. Chi è? Will. Ah, no. No. Buona, oh. Buona pure questa. Chi è questa? Tu sei Jack Joyce. No. Lui dov'è? Dov'è mio fratello? Lo stanno portando alla biblioteca. Forse puoi ancora raggiungerli. Sì. Ma tu chi sei? Fa niente, è buona però, via pure te. C'è con loro. È complicato da spiegare. No, non è con loro. È con loro, ma non è con loro. Senti, non so se puoi farcela, ma non perdere tempo. No. Era la prima volta che vedevi Beth Wilder. Sì, ma di certo non la prima che lei vedeva me. Beth Wilder. Beth Wilder.
Inseguimento in biblioteca, ragazzi. Anche per quest'oggi, vediamoci sto pezzetto. No, non ce lo vediamo sto pezzetto, perché comincia così qui la parte 3 dell'atto 1. Questo gioco, ragazzi, è bello, sì. Quindi adesso dobbiamo raggiungere il nostro fratello. Questo lo facciamo nel prossimo video. Adesso vi salutiamo. Un saluto da Pomata e Banana. Ciao, ragazzi. Ciao.